delle donne sarà prima di tutto un luogo da costruire insieme. Ci immaginiamo appunto un luogo fisico, ma anche un luogo di cultura femminista e di condivisione. Possono esserci tutti e tutte le persone che, diciamo, subiscono il patriarcato, quindi subiscono le discriminazioni sessiste nella nostra società, ma soprattutto anche coloro che vogliono abbattere tutto questo, quindi che vogliono impegnarsi nella costruzione di una società più libera e più accogliente per tutte le persone. Quindi non è una casa separatista, ci saranno dei luoghi, diciamo, riservati al femminile, dei luoghi di sicurezza, dei luoghi di accoglienza, ma naturalmente sarà uno spazio aperto. E che sia un luogo di aggregazione e di partecipazione di tutte le donne che hanno a cuore l'antisessismo, l'antirazzismo, l'antifascismo, e quindi un luogo di accoglienza contro la discriminazione, e che possa essere un trasmettitore di bellezza, di cultura, di possibilità di stare insieme raccontando ognuna la propria storia, partendo da sé e facendo diventare quello spazio, il movimento, un noi che cambi la realtà che ci circonda, che non è una bellissima realtà, insomma.